Nuovo appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa settimana tante cose da raccontarvi, subito dopo la sigla. E allora iniziamo l'ottava puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal. Questa settimana non parleremo di Serie A, visto che il campionato è fermo a causa degli impegni della nazionale nel main round per i mondiali 2016. Allora ci concentriamo subito sulla Serie B e sulla vittoriosa gara della Visfondi in trasferta in casa dell'Orte. Una settimana di grandi cambiamenti in casa virtusina, cambiamenti che hanno portato alla giusta scossa nell'ambiente. I ragazzi di Rosigna si sono imposti grazie alle reti di Wagner, Loases, Olleia e Ciolli. Ma vediamo la nuova classifica. Al comando la capitolina Marconi a quota 25, segue l'Ardenza Ciampino a 19, 18 punti per Lido di Ostia e Fel di Eboli, 16 per Virtus Palombara, Fondi è a quota 14, Isernia e Orte 12, 11 punti per l'Avrellante Torrino, 9 per l'Alma Salerno, chiudono Saviano e Campobasso a quota 6. Il prossimo turno è un testa coda tra Capitolina Marconi e Campobasso e poi Isernia contro Saviano, Lido di Ostia, Ardenza Ciampino, Feldi Eboli contro Orte, Virtus Fondi contro Alma Salerno, Virtus Palombara contro Brillante Torrino. Per quanto riguarda invece la C1, una gara a dir poco perfetta per la Ginnastica Studio Fondi nel big match contro la Mirafin. Finisce 6-1 il match per gli uomini di Mister Treglia. I marcatori sono stati Silva, una doppietta per lui, Faria, Losada, Nunigno e Triolo. Vittoria anche per Lanzio Lavinio, che ha regolato in casa la Vis Gavignano con il risultato di 4-3. Ancora al palo invece la Eagles Aprilia, all'ennesima sconfitta casalinga ad opera della Virtus Fenice. Questa è la classifica, Mirafin comunque al comando a quota 28, segue la M Ferentino a 26 insieme a Fondi e poi 21 punti per la Vigor Verconti e 17 per Progetto Futsal e Savio, 16 per Città di Paliano, 15 per Albano, 13 per la Virtus Fenice, 12 per Rocca di Papa e le Belletri, 10 punti per l'Atletico Anzio Lavinio, 7 per il Gavignano, ancora all'asciutto la Eagles Aprilia. E per il big match che ha visto impegnata la Ginnastica Studio Fondi non potevano certo mancare le nostre telecamere. La redazione di Fondi con Oscar Macaro e Luca Napolitano ha preparato per noi questo servizio. Andiamocelo a gustare.
Iniziamo ora l'ampia panoramica legata alla C2, partendo dal girone B e dalla vittoria in trasferta per la Vigor Cisterna, un bel 7-5 sul campo della Generazione Calcetto. Gli uomini di Angeletti sono andati in rete con le doppiette di De Santis, Innamorato e Caci e il gol di Duva. Nel prossimo turno i cisternesi affronteranno in casa l'Itexone e calcio a 5, reduce dal pari interno con lo Sporting Club Marconi. In testa c'è la Nord-Ovest calcio a 5 a 30 punti, segue lo Sporting Città di Fiumicino a 26, la Vigor Cisterna è a 21, Fortitudo Futsal Pomezia a 18, Onei a 17, a 16 punti ci sono Spina, Ceto 70 e Fiumicino 1926, 14 per Tor Tre Teste e la Pisana Calcio a 5, 13 per lo Sporting Club Marconi e la Generazione Calcetto, 9 punti per l'Eur Futsal, 8 per la Virtus Ostia, chiude la Roma Calcio a 5 a 4 punti. Il prossimo turno, Fortitudo Pomezia Generazione Calcetto, Pisana Calcio a 5 Fiumicino, Nord-Ovest contro lo Sporting Club Marconi, Roma Calcio a 5 contro lo Sporting Città di Fiumicino, Spina Ceto Virtus Ostia, Tor Tre Teste Eur Futsal, mentre la Vigor Cisterna, come detto, ospiterà l'Onei. Nel girone C della C2 vola in testa lo United Aprilia che batte la Virtus Ciampino con un netto 4-1 e approfittando dello scivolone del Città di Colleferro contro l'Istori Roma vola al comando della graduatoria. Nel prossimo turno la formazione di De Angelis farà visita proprio all'ex capolista Città di Colleferro in un autentico scontro tra titani. Questa è la classifica, Aprilia dunque al comando a quota 26, Città di Colleferro 25, Virtus Aniane 24, Istori Roma 22 insieme al Real Ciampino, a quota 21 il Penta Pomezia, a 20 il Porte Colleferro, a 16 l'Atletico Genzano, a 14 Città di Ciampino, a 7 Atletico Marino e Virtus Divino Amore e poi lo Sporting Club Palestrina a 6 insieme al Pavona, chiude l'Airone a 3 punti. Ma andiamo a rivivere il match che ha permesso ad Aprilia di volare in testa, vediamo il servizio confezionato per noi da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Undicesima giornata del campionato di Serie C2, Girone C, di calcio a 5. Quest'oggi in campo United Aprilia contro Città di Ciampino. Fischio d'inizio, partiti. Pallone che arriva, poi Gallotti si accentra, si esplode il destro. Donazzolo blocca. Musilli, ancora Gaglietti. Destro di Gaglietti, palla sul palo. Palla intercettata da Caracci, allora può partire la transizione, poi però break di De Marco, De Marco, sinistro contratto, ancora De Marco, gran parata da parte di Leandri, gioco un po' spezzettato, poi Bernoni, la deviazione da parte di Monti, calcio d'angolo, Bernoni per Gaglietti, prova lui, che bomba e che vantaggio per lo United! 1-0, Luca Gaglietti, poi Gaglietti, si gira Gaglietti, prova ad andare via, Gaglietti mette in mezzo, arriva Gravano, fermato all'ultimo istante, pallone ancora per Gaglietti, va via Gaglietti, destro, palla fuori, parte Caracci, sinistro, sul palo, devia in calcio d'angolo Gravano, Trobbiani, va via Andreoli, e Andreoli trova il diagonale vincente. Caracci si difende dal doppio attacco, allora Monti, ancora Caracci, Caracci scarica Gallotti, salva tutto Trombiani, dentro per Ziantoni, occasionissima, poi il break di Bernoni, Bernoni il destro, palla sul palo, pallone dentro Bernoni, si gira Bernoni, chiuso, poi arriva Musilli, destro De Marco, palla fuori Bernoni, si accentra Bernoni, può esplodere il destro, lo fa e cala il fris. Si calcio d'angolo per il Città di Ciampino, il break però da parte dello stesso Andreoli, Andreoli destro, palla sul palo, ma ancora extra possesso United, occasione ancora per Andreoli, Ziantoni, va via Ziantoni a destra, pallone al mezzo, Donazzolo riesce ad intervenire, poi Aprilia con De Marco, De Marco, pallone che non entra, secondo tempo sicuramente a ritmi diversi, poi Bernoni,
la parata di Bonacci, pallone per Caracci, prova a girare Bernoni, ci riesce, poi uscita di Donazzolo, arriva il fischio arbitrale, calcio di rigore, parte Caracci, il tiro e la palla in rete, accorcia le distanze a Città di Ciampino. Gravano rimette subito le cose a posto. Poker dello United, di nuovo più 3 Bernoni, calcio d'angolo, mette dentro, poi occasione per Valente, poi Bernoni esce vincitore dal contrasto, Valente mette in mezzo di nuovo Bernoni, palla sul palo, sbaglia il controllo, allora Gravano va via in contropiede, Valente 3 contro 1, Pacchiarotti palla fuori, finisce la partita. Lo United Aprilia batte 4-1 il Città di Ciampino. Giordano Gallotti, andate via con questo 4-1, eppure nel primo tempo avete dimostrato intraprendenza, insomma un po' di iniziativa. Sì, sicuramente, era per noi una partita difficile, che comunque non dico che i valori in campo erano proprio tutto, erano tanto diversi, però è normale venire qui e cercare di fare la partita è un po' difficile, però ci abbiamo provato e abbiamo incontrato una squadra che penso che meriti di stare nelle posizioni dove sta adesso. Però noi non abbiamo comunque dato filo da torcere a una squadra che dovrebbe, a detta degli addetti ai lavori, dovrebbe arrivare fino alla fine. Noi siamo una compagine, penso, non da buttare via totalmente, anche se abbiamo veramente una squadra fuori, abbiamo vari nomi eccellenti che stanno in via di recupero, quindi oggi se avete fatto, eravamo 5 giocatori, quindi a lungo abbiamo pagato questo, infatti il secondo tempo ci abbiamo sempre comunque provato, ma è andata comunque così, abbiamo incontrato una squadra comunque valida, non ci possiamo recriminare, ci abbiamo provato, è andata così, pazienza, il nostro campionato non è far punti qui, insomma. Andrea Donazzolo, 4-1, tante occasioni, avete insomma meritato la vittoria, oltre ai 3 punti che cosa secondo te è da portare via da questa partita? Beh, intanto con il nuovo innesto degli altri due ragazzi che sono venuti, penso che siano molto già amalgamati bene, e risultato molto importante, potevamo fare qualche gol in più, qualche occasione sprecata, ma continuiamo a lavorare con il mister seguendo questa strada, una strada molto giusta. Oggi avete dimostrato di aver preparato bene la partita, grande pressing, attenzione soprattutto in fase di impostazione avversaria, insomma l'avete studiata bene. Sì, sapevamo che comunque non meritavano la posizione che hanno attualmente, magari qualche punticino in più, sapevamo che era una squadra esperta con dei buoni giocatori, è andata così, vediamo la prossima contro il Colleferro, sarà una grande battaglia. Quindi pensi decisiva? Ma il campionato è lungo, comunque avrà una partita che scontro al vertice, scontro diretto, quindi vediamo un po' poi da loro, speriamo di fare bene come oggi. Nel girone di equilibrio assoluto, ma allo stesso tempo forti scossoni al vertice del girone. Il Minturno si aggiudica infatti lo scontro diretto in casa della Vis Fondi con risultato di 3-1, mentre la DLF Formia pareggia sorprendentemente in casa del Fanalino di Coda Isola Liri. Alle spalle delle tre squadre appaiate a quota 24 avanza prepotentemente la Conet Calcio 5, che ha travolto per 8-1 l'Atletico Alatri. Lo Sporting Giovani Risorse si è aggiudicato il derby contro il Real Pozzora, mentre il Real Terracina ha fatto suo l'altro derby contro l'altra terracinese Fortitudo, 3 punti preziosi per il Città di Marina Minturno ai danni dello Sport Country Gaeta e per l'FC Cisterna, che ha superato il Futsal Ceccano inserendosi nei quartieri alti della graduatoria. Come detto dunque, in testa c'è un terzetto Minturno, DLF e Visfondi, tutte a quota 24, poi la Connect segue a 21, Cisterna 20, Atletico Alatri 19, Sporting Giovani Risorse 18 insieme al Real Pozzora, 16 punti per lo Sport Country Club, 13 per il Città di Minturno Marina, 11 per il Futsal Ceccano, 6 per Fortitudo Terracina e Real Terracina, chiude l'Isola Liri a 1 punto. E la redazione di Fondi si è occupata della partitissima tra Visfondi e Minturno, allora andiamoci a vedere questo servizio realizzato per noi da Gianluigi Velletri e Luca Napolitano.
Matteo Arena e Fabio Molinari hanno invece realizzato delle immagini tutte da gustare relative alla gara tra Sporting Giovani Risorse e Real Podgora. Vediamole. È il momento del girone unico della Serie D, è il momento della marcia inarrestabile della Virtus Latina Scalo che travolge 8-0 il Città di Pontinia. Sempre in scia la Polisportiva Stella con una vittoria all'ultimo respiro sui Monti Lepini. Il Formia 1905 vince sulle Forna Ponza e il Golfo Spinei batte 4-0 il Real Fondi. Divisione della posta tra Accademia Sport e Flora 92 e per l'United Latina e lo Sport Interracina. Vittoriose poi l'Atletico Sperlonga in casa della Atletico Rocca Massima e il Faiti contro il Maranola col punteggio di 7-5. Questa la situazione di classifica. In testa Virtus Latina Scalo a 21, Polisportiva Stella a 19 e poi Atletico Sperlonga a 15,
Fighty 14, United Latina 13, Formia 1905 11 punti insieme allo Sporting Terracina, a quota 10 ci sono Flora 92 e Real Fondi, poi 9 punti per Atletico Roccamassima e Città di Pontinia, così come il Montilepini, 8 per l'Accademia Sport, 7 per il Golfo Spinei, 4 per il Marano da Calcio e 3 per il Lefornamare. Il prossimo turno, Atletico Sberlonga, Formia 1905, Città di Pontini, Atletico Roccamassima, Flora 92, Real Fondi, Le Fornamare, Faiti, Marina di Marano la Calcio contro l'Accademia Sport, Montilepini, Virtus Latina Scalo, Sporting, Terracina, Polisportiva Stella e United Latina, Golfo Spinei. Completata dunque l'ampia panoramica su tutti i campionati, come sempre dove si gioca calcio a 5 c'è Mondo Futsal. Ebbene, vi ricordiamo a questo punto la possibilità di seguirci quotidianamente su mondofutsal.net e poi la possibilità di gustare le nostre immagini su youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, si conclude qui l'ottava puntata dell'ottava stagione. Un grazie a Marco Dell'Orto per la regia, grazie a voi che ci seguite sempre numerosi. Appuntamento, alla prossima!